Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Oggi vi voglio parlare di alcuni faretti che ho appena finito di montare. Da ieri sera che ci sto lavorando, ci ho lavorato un po' tanto perché ho dovuto prima spostare i vecchi faretti. Non vi anticipo nulla. Sigla e poi vi racconto tutto quanto. Faretti di cui vi voglio parlare oggi sono questi faretti qui della Sercomoto. Dei faretti, ma adesso iniziamo a partire dal packaging. Innanzitutto vi voglio mostrare come mi sono arrivati e poi vi faccio vedere tutto il processo per l'installazione. Innanzitutto questo è il packaging con cui vi arrivo. Questi sono i supporti dei faretti, adesso li vediamo. Questi sono i supporti dei faretti, qui è dove va ad ancorarsi con il telaio della moto e qui dove va ad ancorarsi il faretto. Due supporti, i faretti, c'è un cellophane intorno, oggi gliel'ho tolto. Questo è il faretto, molto bello, tutto di alluminio. Questo vetro giallo che può servire quando c'è la nebbia si rimuove, è tenuto su con una gomma intorno. E questo è il faro SM6121. Questo è il cavo con lo spinotto dove va ad ancorarsi il resto del cablaggio. Ne abbiamo due di questi fari, 1 e 1 2, le staffe dove va ad ancorarsi il faro, tutto rigorosamente d'alluminio, nero satinato. Il pulsante dei faretti io ho scelto una versione diversa da quella standard e poi vi spiegherò, perché tra le altre cose la cosa buona di Sercomoto è che, oltre ad avere diverse tipologie di faretti, ha diverse tipologie di centraline. Io ne ho scelto una un po' particolare, quindi per questo avrò due pulsanti da posizionare sul manubrio. Poi c'è tutta la bulloneria per ancorare i faretti ai supporti e infine c'è il cablaggio per intero con il relè, la centralina, eccola qui, gli spinotti per i fari, gli spinotti per lo sviluppo che avrò sul manubrio e tutto il resto. È tutto ben ordinato all'interno della confezione. Ovviamente il supporto, come anche il faro, è di alluminio anodizzato nero. Oltre al supporto in alluminio c'è anche una striscialina in gomma nel caso dovesse essere necessario da mettere intorno al telaio della moto, in maniera da avere più presa il morsetto. Ovviamente all'interno della confezione c'è anche tutte le istruzioni per collegare le diverse tipologie di centraline che voi sceglierete all'impianto elettrico della moto. E anche il packaging molto ordinato, molto preciso. Ma adesso andiamo a montarli. Fondamentalmente non vi ho mostrato tutti i passaggi dell'installazione perché, come vi dicevo, ho impiegato un po'. Perché, se vi ricordate bene, avevo già dei faretti ausiliari. Questi qui sotto, ve li mostro. Avevo questi faretti qui e avevo al posto adesso messo questi della Sercomoto. Quindi ho dovuto innanzitutto rispostare un po' il cablaggio che avevo in giro per dirgli questi e metterli qui sotto. Questi qui sono quelli della Sercomoto. Come vedete sono gialli, ma in realtà questa è una copertura che si può tranquillamente rimuovere e messa su a pressione. Adesso con la mano non voglio spostare troppi faretti. Ecco qua, in un attimo si toglie la lente gialla e ce l'avrete completamente bianchi. E rimetterli su è un attimo. All'interno della guarnizione c'è una guida appunto per il vetro, onde evitare che possa uscire fuori nel momento in cui voi lo estraete. Il packaging con cui vi arriva è molto curato e la spedizione è stata estremamente veloce. Contate che a me hanno spedito tutto venerdì, calcolando che ci sono due giorni di festa, il sabato e la domenica, sono arrivati giovedì. Oggi è sabato, ieri sera mi sono messo a spostare, come vi dicevo, i vecchi faretti dall'altra parte. Questa mattina ho perso un po' di tempo, più che altro a nascondere il cablaggio all'interno della moto. Il cablaggio è estremamente semplice e a prova veramente di bambini, e montarlo è veramente di una velocità disarmante, di una semplicità unica. Adesso vi spiego come ho fatto io. Allora, innanzitutto qui sotto c'è la batteria, c'è la scatola della batteria del GS. Al rosso andrà attaccato il cavetto rosso con il fusibile, al nero il negativo. Fondamentalmente ho fatto scorrere la guaina con il cablaggio sotto la plastica e poi ho collegato un faretto e l'altro faretto. Il cablaggio che vi arriverà
è praticamente già assemblato. Non dovete fare altro che trovare il posto per i fili da nascondere e il gioco è fatto. L'unico cavetto che dovrete collegare è quello rosso dell'accensione. I cavetti da collegare sono tre: il rosso che va alla batteria con il fusibile, quello nero della negatività e un altro che andrà fondamentalmente all'accensione, ovvero alla linea principale della moto, quello che quando togliete la chiave o come me col keyless togliete la corrente non permetterà l'accensione dei faretti. Sercomoto ha un ventaglio di alternative di fari estremamente ampio e altrettanto ampia è la scelta che avrete sulle centraline. Personalmente ne ho scelta una che ha diverse funzioni, come vedete adesso ve lo mostro. Sul manubrio ho messo questi pulsanti, ne ho due come vedete, perché uno regola l'effetto strobo, l'effetto flash, e un altro fa la luce bassa, la luce media e la luce forte. Fermo restando che poi avrete un'ampia scelta per mixare le luci e quindi diventa quasi una discoteca. Ci sono delle centraline che vi permettono di collegare il clacson alle luci. Fondamentalmente quando suonate le lampade fanno l'effetto strobo. Le lampade si presentano in alluminio, sono estremamente curate, dettagliate e le rifiniture sono veramente veramente di alto livello. E di alluminio sono anche le staffe che lo tengono su, alluminio è anche la staffa che lo tiene ancorata alla moto. Ci sono delle viti che lo tengono, 1 e 1 2, e un'altra vite che tiene questa parte qui, che può essere regolata a 360 gradi. Su questa vite interna e su questa mi è preferito mettere un filo di frenafiletti per stare un po' più tranquillo. Ovviamente è impermeabile, può essere anche immerso nell'acqua, non succede assolutamente nulla. Il cablaggio eccolo qui, si nasconde all'interno del mezzo. La centralina personalmente l'ho nascosta qui dentro questa plastica qui, i cablaggi li ho nascosti qui sotto le plastiche e ho fatto arrivare i cavi alle due lampade. L'installazione è veramente a prova di bambino, è di una semplicità estrema. Non potete sbagliare perché i cavi si possono assemblare solo in un'unica maniera. L'unico cavo che dovrete mettere voi sarà quello dell'accensione. E questo è l'aspetto del mio mezzo dopo che ho montato anche i fari Sercomoto. Per tutte le informazioni sui prezzi, la spedizione, le diverse opzioni di combinazione tra diversi faretti, diverse centraline, vi lascio qui sotto il sito della Sercomoto. Li potete contattare direttamente voi, sono estremamente gentili, cortesi e soprattutto veloci e professionali. Ripeto, a me la roba l'hanno spedita venerdì, giovedì li avevo a casa. Velocissimi. Arriva con FedEx, il pacco è tracciato H24. Questa sera al buio vi farò vedere tutte le funzioni che ha, perché con un pulsante avrete modo di lavorare sulla luce fissa, quindi avremo una luce bassa, una luce media e una luce forte. Sull'altro pulsante avremo modo di usare i flash, lo strobo, e si possono anche mixare i due pulsanti, quindi luce lunga, luce media, luce forte e strobo. Ci sono veramente tante opzioni, ma questa sera appena cala il sole avremo modo di vederle insieme e vedremo anche la differenza tra averli e non. Adesso non resta altro che aspettare che faccia buio e provarli di sera. Sono circa le 7:10, come vedete il sole è appena sceso. Allora, così ho il faro a LED e le luci BMW. Adesso vi faccio vedere, questa è con la luce piccola, diciamo così, la luce leggera, soft. Questa è con la luce media. Questa è con la luce strong. Si fa giorno. Poi, se chiudo tutto, posso andare, facciamo passare la macchina, aspettate un attimo. Facciamo andare la macchina avanti. Adesso invece con l'altro pulsante io posso fare l'effetto strobo, posso fare così, posso fare così e posso fare così. Posso fare con la luce media, piccola o strong, posso anche fare quest'altro effetto qui. Ma vi garantisco che con la luce strong è tantissima roba, cioè si fa giorno, ragazzi. Qua si fa letteralmente giorno, è giorno, è tutto giorno, è impressionante la potenza di fuoco. Questa è la luce bassa, con la luce bassa fa più dei faretti BMW. Posso fare luce media ed è tanto, e qua si fa giorno, ragazzi. Questa è la potenza di fuoco che hanno questi faretti qui. Se poi vogliamo fare l'effetto strobo, la discoteca c'è anche. Adesso torniamo a casa, via, go! Andiamo a montare il video. Ragazzi, il video di oggi si conclude qui. Vi ringrazio se siete arrivati fin qui. Se non l'avete ancora fatto, l'invito è sempre lo stesso. Iscrivetevi al canale, è gratis. A voi non costa nulla e per noi è tanta benzina. Ciao, al prossimo video!